protesta dei LSULP alla Cittadella regionale. Nuova manifestazione di protesta di un gruppo di tirocinanti calabresi davanti alla sede della Regione Calabria a Catanzaro. Al sit-in organizzato dal sindacato USB Calabria hanno partecipato 200 lavoratori in servizio negli enti locali che rivendicano la stabilizzazione e la vertenza riguarda complessivamente circa 4.000 lavoratori in Calabria. I manifestanti hanno anche bloccato la rotatoria di accesso alla sede della Cittadella regionale in segno di protesta contro la mancanza di interlocuzione da parte dei vertici della regione. Abbiamo deciso di bloccare la strada, ha detto Antonio Iritano dell'USB Calabria, perché abbiamo chiesto un incontro con la regione, ma si sono sottratti tutti, dal presidente al vicepresidente. Se vogliono il braccio di ferro, siamo pronti, aspettiamo risposte. Sono 10 anni che questi tirocinanti attendono la stabilizzazione. Una soluzione va trovata. Oggi siamo qua perché è da un paio di mesi che la Regione Calabria non risponde più agli appelli fatti dall'USB, fondamentalmente, e poi abbiamo capito che non è un discorso solo con l'USB, ma pensa bene a non rispondere agli aiuti dei tirocinanti, alla richiesta d'aiuto dei tirocinanti. In molti enti ospitanti, nei comuni specialmente, i tirocinanti non stanno facendo altro che fare il loro lavoro, a tutti gli effetti il lavoro, sostituendo dipendenti, sfruttati, caporalato a tutti gli effetti. Questo è un caporalato della funzione pubblica. E i tirocinanti sostituiscono i dipendenti a tutti gli effetti. In più non si possono ammalare, devono presentare certificati medici, ma loro non sono firmatari di contratto nazionale del lavoro, quindi non capiamo perché gli venga imposto questo. In molti comuni gli viene imposto il badge, quando nella funzione pubblica solo chi ha il contratto nazionale del lavoro deve avere il badge, e la regione su tutte queste cose sta in silenzio. Dice a noi che dobbiamo fare le denunce alla Procura della Repubblica. Noi USB abbiamo già cominciato a denunciare vari enti e vari tutor che non fanno altro che creare paura sui tirocinanti, minacciandoli. Nonostante arrivino al 70% di presenza, come richiede il progetto, gli impongono il 100% perché se no non mettono la firma per la chiusura dei loro pagamenti. Qua la Regione si deve far sentire e si deve far sentire in un unico modo. Per riuscire a chiudere tutto questo sfruttamento e tutto questo caporalato, io l'USB chiede per i tirocinanti la contrattualizzazione e la stabilizzazione immediata. Solo così possiamo arrivare a un dunque ed essere trattati dignitosamente da lavoratori, perché loro questo sono. Ci siamo incontrati prima di Natale, un incontro tranquillo dove lui si è dichiarato disponibile e comunque aperto a qualunque soluzione, ma le soluzioni le devono portare loro, non le dobbiamo portare noi. Noi dobbiamo stare attenti alle loro vertenze, dobbiamo occuparci che i tirocinanti non vengano sfruttati ancora di più. Da 10 anni questa storia ormai deve finire. Questa proroga è un countdown finale. A novembre la maggior parte di loro si ritroverà in mezzo alla strada, l'80% di loro su 4.400 sono famiglie monoreddito. Non si possono ammalare, non hanno contributi, questa situazione deve finire. Non possono stare più, non essere parte, non possono essere più partecipi a questo sistema. Oggi siamo in piazza per chiedere l'incontro con il governatore Occhiuto. Abbiamo sentito alla conferenza stampa dei suoi 100 giorni, sembra che il precariato non sia un argomento trattato. Uno degli argomenti della campagna elettorale era proprio il precariato, la chiusura di questo precariato. A noi non ci sembra, perché qua i lavoratori sono 4.000 lavoratori che sono sparsi per tutta Calabria che non trovano soluzioni per la stabilizzazione. Noi pensiamo che 400 comuni, assorbire 4.000 dipendenti non sia proprio un grande sforzo, perché basterebbe 400 comuni assorbire 10 persone per ogni comune, anche se poi i comuni più grandi ce n'hanno. Comunque oggi sentiremo il governatore quali sono le iniziative di questa giunta regionale a favore dei tirocinanti. Dopodiché decideremo, anche perché dalla funzione pubblica da Roma notizie non arrivano in nessun modo, sembrano tutti celate, ognuno il problema ormai se l'è dimenticato, la campagna elettorale è finita.